scuola troviamo due tipi di studenti. Riesci a trovare le differenze? Campagnoli. Avere i soldi rende la vita più divertente? E, beh, più confortevole. Cos'altro dovrei fare durante la pausa? Oh, succo fresco? Costoso, ma vale ogni centesimo. Potremmo mai avere un posto così? Non col nostro budget. Alfred! Buongiorno, l'auto la porterà a scuola tra 30 minuti. Non sono in vena, non ci voglio andare. Capisco. Buongiorno, signorina. Bene, iniziamo la lezione? Sì, va bene. Non voglio proprio andare a scuola oggi. Cosa hai detto? Ho detto, dov'è lo zaino? Devo prepararmi. Intendi questo? Non fare tardi per lo scuolabus. Grazie, mamma. No, ce l'ho già. Una lettera, signorina. È tutto. Grazie. Bene. Che cos'è questo? Sembra un invito. Una festa? Ah, sì. Mi servirà un vestito nuovo. Questo potrebbe andare. Oh, il velluto mi sta da Dio. Ma è un po' troppo formale. E questo? Incredibilmente brillante. Sembra una strobosfera ambulante. E questo? È il mio colore preferito, dopo tutto. Sì, questo. Il suo diadema, signorina Betty. Lucidato e pronto. Grazie, puoi andare. Betty è così carina. Una festa! Oggi! Oddio! C'è qualcosa senza macchie! Ho solo cose casual! Ci sono abiti da sera qui! Questi sono pure spaiati! Cos'è questa roba? Ci deve essere qualcosa! Questa cosa mi serve? È una scatola di niente! Essere poveri fa schifo! E fa male! In effetti posso inventare qualcosa! Attenzione, festaioli! La regina è qui! Wow! Quel vestito! Wow! Sono tutto un fremito! Bene! Ti stai divertendo, Betty. Le bibite sono fantastiche. Avvincente. È ora di fare il mio ingresso. Che emozione. Oh! Guardate che vestito! Figo! Che cosa? Dove lo hai preso? Ne voglio uno. Torna in te. Sì, è ora di tirare fuori le decorazioni natalizie. Sta venendo benissimo. Non devo dimenticare l'albero. La prossima, per favore. Sì, signora. Ecco qua. Questa andrà bene. Ok, va bene. Puoi andare adesso. Le decorazioni sono fantastiche. È l'ora del selfie.
Ok, è ora di decorare per le feste. L'albero è molto importante. Bene, già mi piace. Ok, che altro posso aggiungere? Oh, certo! Ho un'ottima idea! Vieni qui, calzino! Mi servi! Lo appendo qui! Aggiungo un nastro! E fatto! Tutto perfetto! Buongiorno, signore! Ecco i suoi articoli da bagno! I miei articoli da bagno? Un attimo! Non hai dimenticato qualcosa? Come pensavo, volevi tenertela tutta per te. Oh, Paperella, non farei il bagno senza di te. Ehi, prigioniera, ecco i tuoi articoli da toilette. Guarda che piccolo asciugamano. Che dovrei farci? Non ho molta scelta. Almeno mi danno il privilegio della doccia. Dov'è l'acqua? Ma è uno scherzo! Com'è rilassante! Il mio drink ben mescolato. Come piace a me. Adoro passare le mattine in questo modo. Credo sia il momento di rilassarsi. Che noia! Questo pop-it non mi aiuta per niente. Oh, un messaggio. Spero sia interessante. Sì, esattamente ciò che volevo. Una festa. Che emozione. Che posso mettermi? Idea. Portami questi, per favore. Ne ho bisogno. Ecco a lei l'intera collezione, come richiesto. Questo kimono blu? O forse questo vestito giallo? Non conosci i miei gusti! Sparisci! Non mi servi più! Bene, ora che farò? Il mio pop-it mi aiuterà a calmarmi! Ah, il pop-it! Ecco la soluzione! E questo è l'ultimo pezzo! Oh, adoro il mio gatto salvadanaio! Avvolgiamolo bene, così non si rompe. Eh? Un messaggio? Chi sarà? Oh, una festa! Che bello! Ma non so cosa mettermi. Quella felpa non va bene. Vorrei poter fare qualcosa. Eh? Ho tutto questo pluriball. Ho un'idea che potrebbe funzionare. Wow, guardate chi è appena entrata. Sì, sono io. Oh, questo vestito? L'ho scelto al volo. Incredibile. Un vestito di pop-it. Finalmente sono alla festa. Wow. Il suo vestito di pluriball è così chic. Come fa a essere meglio del mio? Adoro il lunedì. A chi serve lavorare? Ehi, che tipo di massaggi vorresti provare? Ogni desiderio è un ordine. Iniziamo. Questi piedini si rilasseranno subito. Oh, sono già rilassata. Che bella sensazione. Fatto? Aggiungiamo un'altra ora. Che noia questo massaggio. Ora sì. Ti distruggerò. Molto carino. Vediamo il solletico. Ok, adesso è scaduto il tempo. Ma non mi va di rifiutare soldi. Quel film è stato bellissimo. Non credi? Vuoi qualcosa da bere? Torno subito. Queste scarpe mi stanno uccidendo. Che dolce sollievo! Perché devo usare le scarpe con i tacchi? Un massaggio sarebbe fantastico. Oh, sì. Ma non posso permettermelo. Cosa sono? Biglie?
in una pianta? Ho un'idea fantastica! Iniziamo a mettere le biglie in ogni buco. Dopodiché usiamo la colla per tenerle ferme. Divertiti con diversi colori. Non sembra bellissimo? Ora togliamolo dallo stampino. Fatto! Finalmente un po' di relax. E non serve nemmeno un massaggiatore. Oh, adesso sì che ci siamo. Oh, ecco la tua bibita. Che succede qui? Indossa i tacchi e mi capirai. Cos'è successo? Davvero? Non ci posso credere. E poi cosa? Oh, aspetta. Oh, quanti ne ho! Sì, che stavi dicendo? Sul serio? No! Non entrare in quella stanza! Ah! Oh, cavolo! Oh no, per favore, no! No! Tutto tranne questo! Funziona, ti prego, funziona! Pronto? Pronto! Pronto! Inspirare. Ed espirare. Molto bene. E allungare. Oh, non capirò mai come si sporchino questi pavimenti. Ah, prendi questo. Non scherzare con me. Wow! Bello soffice, vero? Sollevare pesi è una noia. Potrei comprarli i muscoli. No, no, a destra. Ah. Qui. No, torna indietro. Dorme come una principessa, eh? È bella anche quando dorme. Gina, tesoro, è ora di svegliarsi, cara. Wow, ho dormito come un sasso, o meglio, un diamante. Mamma, è per me? Solo un piccolo regalo. Wow, che bello! Perché la mia lista di cose da fare è così piena? Non voglio fare tutta questa roba. Mammina, non è che potresti? Va bene, riposati. Non vogliamo che lo stress ti faccia venire le rughe. Ci vediamo tra un paio d'ore. Mi pare di aver notato qualcosa di strano in lei. No, splendida come sempre. Certo, non tutte le principesse dormono così tanto. Silenzio! Troppa luce! Odio svegliarmi così. Voglio dormire fino a mezzogiorno. Vediamo. Questa lista di cose da fare è lunghissima. Come ne esco? Super! Mamma! Che c'è? La tua faccia! Forse hai la febbre! No, devi rimanere a letto. Stai bruciando. Poverina! Eh? Anche il mio dito è diventato rosso. Non hai la febbre? No? Sbrigati o perderai l'autobus. Ci ho provato. Meglio richiamarla. Ehi, sì, ero a lezione, non ho visto il messaggio.
Che bel telefonino! Un po' più vicino e... preso! Ehi, quel ladro mi ha rubato il telefono! È il secondo in una settimana! Mi sono stufata di comprare telefoni nuovi! Ma come brillano quando li scarti? Aspetta, ma ha un altro telefono? Ma certo che ne ho un altro! Sono ricca! Ma è pazzesco! Pronto? Ehi, che dici? Sembra proprio che avrò un telefono nuovo! Devo solo avvicinarmi senza farmi vedere! Meno male che sono un'esperta! Adesso è il mio telefono! Ma aspetta! Che cos'è questo? Ma è un telefono? Cosa? Sì che è un telefono! Dammi qua! Va bene, prendi! Fa schifo! Davvero? Grazie! Dovresti considerare seriamente di prenderne un altro? Beh, sai che c'è! Prendi uno dei miei! Oh, grazie, credo! Buona giornata! Wow! Ma che brava ladra! Bene, meglio inserire il codice. E naturalmente anche la mia impronta. Infine, scansione dell'occhio e completiamo il processo. Pronta a usare la chiave dell'armadietto. Vediamo. Cosa può servirmi? Ah sì, la mia borsa dei trucchi, i soldi, i miei lingotti d'oro e i cellulari dorati. Una spruzzata di profumo. Oddio, guardatela. Wow, davvero si crede meglio di noi. Chissene. Cavolo, dov'è la chiave dell'armadietto? Eccola, il mio righello fortunato. Fatto. Ah, pipistrelli, via. Bene, sono andati. Che mi serve? Accidenti, qui dentro è un disastro. Sono quasi imbarazzata. Vediamo. Questa è spazzatura. Una gomma da masticare. Ed è ancora buona. Molto bene, meglio andare a lezione. Facciamo una pausa, leggerò dopo. Ho sempre odiato le macchie dei bicchieri. Cameriera? Hello. C'è una macchia sul comodino. Certo, signore. In men che non si dica, sarà tutto pulito. Neanche un granello di polvere. Detenuta, è ora di pulire la tua cella. Mi stava piacendo la rivista. Quando è stato pulito questo straccio l'ultima volta? Mettiamoci al lavoro. Se non lo faccio io qui, come ha fatto questo posto a sporcarsi così? Queste riviste sono tutte uguali. Wow, guarda che spiaggia! Ovvio. Lei sì che può permettersi una vacanza? Vieni qui. Sai cosa fare? La distanza è ok? Il grandangolo è meglio. Ok, vediamo un po'. Ma certo, meglio per te che sembri abbronzata. Adoro le vacanze. Mi piacerebbe qualche giorno fuori. Oh, Chloe? Perché quella faccia? Invidia da Instagram, eh? Perché ti torturi così? Il mio fantastico hot dog ti tirerà su. Torno subito. Scommetto che lei non mangia certe cose. Aspetta un attimo. Sembra che andrò in spiaggia. Virtualmente, ovvio. Non somigliano alle mie gambe? Sembra quasi che sia stesa al sole. Incredibile. Che succede qui? Ancora foto in spiaggia, eh? Posso fare molto meglio?
le classiche gambe da spiaggia. Vabbè. Ciao, il solito. Fammi bella. Ciao, siediti. Come al solito sarai favolosa. Fatto. Tieni il resto. Grazie, è sempre un piacere fare affari con te. Ciao ciao. Mamma, mi servono i soldi per tagliarmi i capelli. Te li taglierò io. Veramente non so se... Siediti. Somiglierai a Brad Pitt. Se lo dici tu. Tutto a posto? Si è inceppato il rasoio. Dammi un secondo. Che cos'è? Ho un'autostrada lì su. Ah. Oh, vabbè. Preso. Lo butto io. Spero che questa frutta sia fresca. Il maggiordomo ha pulito? Vediamo. A me sembra di sì. Sì. Ci sta mettendo l'anima. Basta che non debba farlo io. Ma nessuno pulisce mai qui. Finalmente. Lavare i piatti. Non ho controllato. Ce ne saranno molti? Oh cavolo, qua non si finisce mai. Strano. Che c'è lì? Un foglio. Oh, è una nota. Oh no, non abbiamo pagato. Ho trovato. Occhio non vede. Sono un genio, vero? I piatti sono fatti. Il passaggio è libero. Com'è bello questo teatro. Ok, basta così. Ti dispiace spostarti? Goditi il film. Voi avete i biglietti, noi abbiamo i soldi. Un sacco di soldi. Wow, grazie mille. Transazione completata. Il film è da quella parte. Ci vuole qualcosa di dolce? Questo dovrebbe bastare. Certo che sì. Spero sia abbastanza per voi. Sì, dovrebbe andare. Grazie, signora. Ci vediamo. Solo una soda, per favore. Questa fila non potrebbe essere più lunga. Beh, almeno posso finire il libro. Ecco, senza macchie. 25, 26. Ok. Ciao, un biglietto per favore. Tutti esauriti. Mi dispiace. Oh, tutta quell'attesa per niente. Grazie per avermi fatto perdere il pomeriggio. Accidenti. La prigione è noiosa. E non parliamo del mio appetito. Pronto? Chef, vorrei un po' di cibo. Certo, signorina. Ecco a lei, il suo hamburger d'oro. Bello. Sì, davvero delizioso. Un vero pasto gourmet. Ecco a lei, signorina. Buon appetito. Molto bene. Assaggiamo questo hamburger. Mi serviranno i guanti d'oro per mangiarlo? In effetti sono i miei preferiti. Molto bene, immagino sarà delizioso. Adoro gli hamburger. Eh? Aspetta, cos'è questo? Una moneta d'oro? Chef, come lo spiega? Oh, mi deve essere scappata. Non si arrabbi.
Non si preoccupi, va tutto bene. E ora torniamo a mangiare. Sono contento che le piaccia. Bisogna allenarsi, anche in prigione. Che fatica! Mi serve una pausa. Accidenti, che fame! Vorrei del cibo. Aspetta, so cosa fare. Sì, ho ancora il mezzo sandwich che avevo nascosto. È ora di pranzo. Oh, i miei denti! Ma che diamine... Cosa? Mi sono rotto un dente! Com'è possibile? Oh, il panino. Duro come la roccia. Cavolo, forse è un po' troppo vecchio. E io ho ancora fame. E poi gli ho detto che non era una Jaguar ma una Ferrari. Oh mio Dio. Ma com'è buono. Ok, è il momento. Lo toglierò dalla tasca. In ginocchio. Ti ho comprato quest'anello. Oh mio Dio, è stupendo. Mettimelo al dito, per favore. Ecco qua. Ti sta benissimo. Lo adoro. Potresti ringraziarmi con un bacio? Poi mi ha detto che le piacciono sia i cani che i gatti. Ehi, alla salute! Alla tua! Ok, mangiamoci qualche snack. Questi anelli di cipolla sono squisiti. Ehi, ma aspetta! Ho avuto un'idea! Ehi, ma che stai facendo? Mia signora, le offro questi anelli! Ma li adoro! Se non le dispiace, mio signore! Wow! Calza a pennello! Sai che c'è? Mettiamone altri! Guarda quanti ce ne stanno! Sono un sacco di anelli! Dammi un bacino! Stamattina è dura! Un attimo! È già mezzogiorno passato? Perché ci mette tanto? Ho perso la cognizione del tempo! Ma non posso presentarmi così! Mi serve un po' di trucco! Ok, molto trucco! Quando l'ho lavata l'ultima volta? Oh, ecco perché mi riempio di brufoli. La peggiore mattina di sempre. Aspetta, un palloncino. So cosa fare. Questo mi salverà la giornata. Il lattice si può usare come spugna per il trucco. Visto? Adesso ha un altro aspetto. Quasi pronta. Sarà meglio andare. Ciao. Stai benissimo. Oh, ecco, per te. Che bello dormire fino a tardi. Il riposo fa ottime cose alla pelle. Ecco perché sembro così. Prego. Che succede? Via! Uova marce? No! Chiedo scusa! Oh, cavolo! Quel brufolo è atroce! Un respiro profondo, ora mettiamoci al lavoro! Questo sarà il mio capolavoro! Sdraiati e rilassati! Devo stimolare l'afflusso sanguigno. Per questo servono armi potenti. Per fortuna sono preparato. Mai sottovalutare una base fatta bene. Riempiamo le sopracciglia qui. E lucidiamo le labbra. Meglio che metta la quinta. Che ne pensi? Beh, la pelle sembra a posto.
impeccabile come al solito. Ciao ciao!